registrazione. Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti, non da TIC1000, danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori a TIC1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC1000, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sui rischi: CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 76% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TIC1000 UK LTD e TIC1000 Euro LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD, se puoi sostenere l'elevato rischio di perdita del denaro. Allora, questa sera parleremo del software di Roberto Labella, che saluto. Ciao Roberto, dovresti sentirmi. Ciao Giuseppe, buonasera. Sì, ti sento bene. Perfetto. Allora, però prima di entrare nel vivo, visto che comunque vedo che ancora stanno entrando un po' di persone, come sempre sapete che all'inizio di ogni webinar con TIC1000 c'è la presentazione del broker che rappresento. TIC1000 è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, regolamentato dalla FCA UK, quindi con fondi segregati separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,20 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, e potete utilizzare qualsiasi strategia riteniate opportuna, e non avrete mai un requoto con TIC1000. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. TIC1000 offre tre conti: il conto di punta, il conto Pro, che non è richiesto alcun saldo minimo, e viene applicata una commissione di 2 unità per ogni 100.000 negoziati. Quindi in soldoni, su un lotto di euro-dollaro andate a pagare, se avete appunto la valuta base e il conto di training in euro, andrete a pagare 4 euro. Sul conto VIP invece la commissione si dimezza, ma è necessario avere un saldo minimo di almeno 50.000 euro. Poi c'è il conto Classic, che è un conto con spread a partire da 1,6, però non ci sono le commissioni. Ovviamente i lotti minimi sono i microlotti, e TIC1000 opera sotto ESMA, quindi con leva fino a massimo 30. A proposito della leva, da un po' di webinar a questa parte sto presentando questa tabella, perché voglio che comunque ci iniziamo ad abituare a ragionare in termini di margini in pips, perché molti clienti mi dicono che a leva 30 non riescono a lavorare, però se andiamo a vedere quanto margine abbiamo con quella leva, ci rendiamo conto che già se andiamo a depositare 1.000 dollari, se abbiamo una leva di fino a un massimo di 30, quindi ipoteticamente la sfruttiamo tutta, possiamo aprire massimo 3 mini lotti. Quindi ogni valore di un mini lotto è di 1 dollaro, quindi con valuta in dollari. E su tre mini lotti abbiamo il valore in pip di 3 dollari, quindi abbiamo soltanto un margine di circa 330 pips. E euro-dollaro abbiamo visto come in queste ultime sessioni, nella sessione comunque nel mese di luglio, abbia fatto oltre 9 figure di rialzo. Quindi anche con un conto da 1.000 dollari con leva 30, chi si fosse trovato dalla parte sbagliata sarebbe andato ampiamente in margin call e poi in stop out. Quindi occhio alla leva. Questa è un po' la mappa invece dei server di TIC1000: quello più importante è Londra, poi North Virginia e Tokyo, gli altri di backup. Altra cosa molto importante, fattore sempre da tener conto, sono gli spread e le commissioni, perché sono dei costi che noi sosteniamo come trader quotidianamente. Quindi avere un broker che ci fornisce comunque degli spread e delle commissioni molto basse ci dà un vantaggio non di poco conto. Potete comunque monitorare da fonti esterne, quindi come ad esempio MyFXBook, l'offerta di TIC1000, e confrontarla con altri broker, vi accorgerete come quasi sempre sia gli spread che le commissioni siano più basse rispetto agli altri broker. E poi chiudo con questa
tabella riassuntiva sulle commissioni per darmi un'idea del risparmio che abbiamo su ogni operazione, sia sul conto Pro, dove appunto vi ho detto prima paghiamo 4 euro per un lotto su valuta base in euro, quindi il risparmio rispetto agli altri broker che applicano più o meno i 6 euro rantorno, quindi significa in apertura e chiusura, è un risparmio del 33%, sul conto VIP addirittura il 66%. Quindi poi se andiamo a vedere su 100 lotti, vedete come il risparmio sia abbastanza corposo. Grazie a tutte queste caratteristiche, Tikmill è stata premiata per diversi anni come miglior broker per esecuzione e anche quest'anno è stato premiato come broker più affidabile. E quindi vi ringraziamo ovviamente per i voti, perché questi sono voti che arrivano direttamente dai trader. Ok, allora io avrei finito la mia presentazione del broker e lascerei la parola e il monitor a Roberto. Ciao Roberto, nuovamente. Ciao, ciao Giuseppe, grazie, grazie della tua presentazione. Allora, interrompo la condivisione così puoi prendere tu il monitor. Sì, aspetta che condivido lo schermo. Ok, dimmi un po' se vedi. Sì, vediamo. Perfetto, allora buonasera a tutti innanzitutto, grazie della vostra presenza, grazie del vostro tempo. Allora, io mi chiamo Roberto Labella, sono un ingegnere informatico, sono un trader, sono un programmatore in MQL4. Ho anche, diciamo, sono stato anche allievo di Alfio Bartolla e grazie a lui ho anche imparato molto sul trading e sull'approccio. Ora, questo webinar, io voglio parlarvi di un software veramente potente, un software che ho chiamato EA Studio. Ed è un software che permette appunto di automatizzare tutto quel flusso di lavoro che sta dietro alla programmazione di sistemi. Ok. Molti di voi che mi stanno seguendo, magari sono dei traders o sono anche dei programmatori, e dunque vogliono approcciarsi al mondo del trading, del quant trader, in modo del trading automatico. Per automatizzare le strategie. E ci sono in realtà due modi. Uno è imparare a programmare, dunque imparare a scrivere codice sorgente. Il secondo modo, invece, è utilizzare una tecnologia avanzata che permette di automatizzare tutti i flussi di lavoro. Ok? E in questo webinar ve lo spiego. Ora, prima di iniziare, giusto prima, io volevo appunto dirvi di staccate i cellulari, mettete silenzioso, staccate altre pagine in modo da poter essere completamente concentrati, perché uno andrò molto veloce, perché farò il webinar entro un'ora. Dunque, parlerò di molte informazioni e parlerò anche di concetti molto brevi, informativi. Dunque, più state focalizzati, più state concentrati, meglio apprenderete. Ok, e poi un'altra cosa, se ci sono delle domande, io le domande poi le farò all'ultimo. Giuseppe poi gestirà le domande all'ultimo, se sono magari domande articolate, no? Che non hanno risposte articolate, fatele all'ultimo. Se ci sono magari delle domande lì sul momento, molto brevi, giusto per capire diciamo, quella slide che sto spiegando, allora, diciamo, interponete a Giuseppe. Assolutamente, sì. Va Se dovesse esserci qualcosa di inerente a quello che stai spiegando, ti fermo. bene. Io comunque seguo la chat e appunto ti fermo Esatto. caso fosse necessario. Ok, grazie. Allora, questo webinar io l'ho suddiviso in cinque parti. La prima parte, che è la parte dove parlerò di una nuova concezione dell'automatizzazione del trading. Okay, un nuovo modo di concepire la parte automatica nel trading. Ok, e tutto quello che prevede anche l'automatizzazione del processo di creazione di strategia. La seconda, parlerò appunto di questo software che si chiama EA Studio, è il processo che faccio per poter creare delle strategie. Ok, il terzo, farò vedere dei risultati, il backtest, delle simulazioni che ho fatto con questo software. Grazie agli expert advisor che ha generato questo software, farò vedere anche i risultati da miei Facebook, farò vedere i backtest, tutto quanto.
E poi vi parlerò anche degli insegnamenti che ho ricavato da alcune mie perdite, perché ho avuto delle perdite anche di sistemi che sono stati generati da questo software, e ho capito il perché. Naturalmente si impara moltissimo da quando uno ha delle sconfitte, no? Ha delle perdite, e ho ricavato degli insegnamenti molto importanti che voglio condividere. E poi anche una filosofia di approccio. Un approccio diverso al trading, che vi consente di vedere le cose in maniera completamente diversa, e dunque anche di fare delle azioni nel mondo del trading in maniera diversa. Okay. E poi l'ultimo, come ho detto, vi farò l'ultima sessione riservata alle domande e risposte e anche all'offerta di questo software. Ok. Allora, iniziamo subito. Dunque, come viene implementata una strategia? Allora, di base, una strategia ha tre componenti principali. Ok, quando avete una strategia, che cos'è? Non è altro che quella serie di regole che devono riscontrarsi affinché venga eseguito un trade. Ok, è una sorta di piano per poter agire. Ok, la strategia naturalmente è una parte di tutto ciò che sta dietro al trading. Ok, ora. Sono questi tre componenti: il pattern d'ingresso, gestione del trade e pattern d'uscita. Pattern d'ingresso vuol dire che se si presenta una situazione, okay, di mercato, qui è bianco-nero, cioè o si deve, perché naturalmente anche nell'automatizzazione deve essere in questo modo, deve essere o bianco-nero. Dunque, se si presenta quella situazione con delle regole ferree, e allora entra al mercato, entra il trade al mercato. La gestione del trade. E può essere tipicamente lo spostamento dello stop loss, raramente anche lo spostamento del take profit, comunque questa è la gestione del trade, o anche la chiusura parziale diciamo, di profitti parziali. E poi il pattern di uscita, vuol dire che il trade a quel punto esce completamente. Ok, e dunque il trade ha completato la sua vita. Ingresso, gestione, uscita. Questo è il trade che viene fatto per questa strategia. Faccio un esempio molto, molto, molto semplice. Qua, per esempio, una strategia che si basa su due indicatori. Okay? L'indicatore RSI e l'indicatore media mobile. È una strategia dove dice, ok, se per caso l'RSI supera il livello 70 dell'RSI e il prezzo si trova al di sopra della media mobile esponenziale 50, quindi viola, allora entra al mercato. Ok, in maniera imprescindibile. Dunque, quando si presenta questa condizione, entra al mercato. Esce il mercato, o se prende lo stop loss, o se prende il take profit, oppure se per caso l'RSI è al di sotto del livello 30 e il prezzo è al di sotto della media mobile 50. In questo caso esce qui. Ok. Qui, per esempio, vedete, entra qui ed esce qui. Allora, se noi avessimo messo lo stop loss, per esempio, che ne so, 50 pip, okay, magari avrebbe preso lo stop loss prima di avere il pattern di uscita. E questo è molto importante da capire. Ci sono dunque vari condizioni, perché uno pensa che uno entra nel trade e l'unico modo per poter uscire dal trade è o se prendo stop loss o se prendo il take profit. Ma ci può essere anche una terza condizione, vuol dire che se si presenta un pattern che fa sì che uno esce dal trade, esca dal trade. Va bene. Dunque, questo è importante capire. E questa è la strategia semplice, che in realtà le strategie complesse si possono tutte quante unificare su questo concetto. Però questo è il concetto di strategia, questi tre processi. Va bene. Ora, capendo questi tre processi, uno può avere un approccio differente in modo da poter automatizzare tutto questo flusso di lavoro. Ora, vi faccio vedere quali sono i due approcci che uno ha avuto per quanto riguarda l'automatizzazione nel trading. Il vecchio approccio prevede queste fasi. Bisogna osservare e trovare un pattern. Magari uno osserva i grafici, trova un pattern che è interessante, definisce magari una strategia con delle regole in base al pattern che vede e lo deve fare una alla volta, e naturalmente, cioè, vede un pattern e definisce quella strategia. Poi il secondo step è la programmazione. Dunque, se uno è un programmatore, come me, per esempio, che sa programmare, allora scrive il codice sorgente. Oppure uno magari deve commissionare il programma ad un'altra persona, ok?
Poi la terza fase è backtestare e ottimizzare la strategia, ok? Deve vedere come funziona e deve vedere magari ci sono dei valori migliori, ok? Poi naturalmente si possono anche presentare perché se uno programma in maniera autonoma, ma anche se dà il programma su commissione ad altre persone, si possono presentare anche degli errori, ok? E dunque uno deve correggere degli errori, di correggere il codice sorgente. E poi devi fare anche dei test con lui stesso. Questo è il vecchio approccio, ok? È quello che ho usato anch'io in passato. Però vedendo il nuovo approccio, grazie a questo software, è veramente una nuova concezione, ok? E il nuovo approccio sta in queste due fasi, perché la terza fase, diciamo, è più avanzata. In queste due fasi. E la prima fase è generare molteplici strategie con un algoritmo sofisticato, ok? Che può essere randomico o generico, se lo spiego. E poi ottimizzare la strategia che è stata generata, ottimizzare e fare i test di robustezza della strategia. Okay? Queste sono le due fasi. Dunque, cosa fa questo software? Cosa fa? In base alla nostro, qui, alla nostra idea di strategia, okay? Vede delle possibili combinazioni di pattern ingresso, vede delle possibili combinazioni di pattern uscita, magari gestisce anche il trading con dei trading stop e crea una strategia. Ora, quella strategia fa dei backtest velocissimi, ok, in base ai dati che uno ha dato, e vede se la strategia è valevole, è profittevole. Se è profittevole, lo mette in una collezione, in archivio, ok? Però questo è il nuovo approccio. Dunque, è un generatore di strategie, ok? Ora, magari alcuni di voi conoscono questa generazione di strategie con questo algoritmo, con gli algoritmi. Magari voi hanno sentito anche parlare di strategy quant, che in realtà è pure un EA builder, no? È un generatore di expert advisor, è che si basa sullo stesso principio. Però questo di qui è molto più performante perché è un principio randomico, mentre magari strategy quant è generico. È randomico vuol dire che prende varie combinazioni random, adesso lo spiego qui. Vari indicatori random, le combina e vede quali sono le combinazioni profittevoli. Vi faccio un esempio, adesso vediamo se riesco a farvi vedere qui. Non so se mi state seguendo, guardate qui. Allora, ammettiamo che questo generatore a caso, in maniera randomica, unisce per esempio RSI e stocastico per il pattern d'ingresso. Ok. E magari e prende magari le bande di Bollinger come pattern di uscita, ok? E vede se questa combinazione funziona, ovvero se c'è un rendimento profittevole della strategia. Se non c'è questo rendimento, passa a un'altra combinazione, per esempio EMA, che sarebbe media mobile, con un altro indicatore, Alligator, ok? Come pattern d'ingresso, e magari stocastico come pattern di uscita. E vede se la combinazione è valevole. Come vedete, qua ci sono centinaia di possibili, migliaia, milioni di possibili combinazioni, perché naturalmente ci sono tanti indicatori in piattaforma. Ok? Dunque, con tutte queste possibili combinazioni, naturalmente si possono verificare delle strategie che con quelle combinazioni sono profittevoli. E dopodiché li mette in archivio, in collezione, come viene chiamato. Ora, questa è un'anteprima del software, ok? Questa è la sezione collezione, appunto, è tutta quella parte dove vengono tutte memorizzate tutte le strategie profittevoli che sono state generate e che sono comunque profittevoli. Guardate qui, questo è il periodo che va di 4 anni, penso, sì, 4 anni. E come vedete, c'è questo andamento, vedete, questa strategia. Ora, voi pensate manualmente, magari a dire, ok, cerchiamo di programmare manualmente una strategia che funziona sull'RSI, sulle bande di Bollinger, per esempio. Chissà quante prove dovete fare prima di trovare una strategia che è profittevole, ok, in questo modo. In questo software va alla velocità della luce, va velocissimo, e scansiona tantissime strategie, centinaia di strategie al minuto, all'incirca, in media su 100 strategie al minuto, per esempio. 300.000 strategie per ogni ora. E dunque, naturalmente, vedrà delle strategie che sono interessanti, delle combinazioni interessanti. E da lì poi la strategia si ottimizza e si perfeziona. Ora, voglio andarvi proprio a far vedere il software a studio. Ok. E vediamo se riesco a condividere.
Allora, Giuseppe, tu riesci a vedere qui la condivisione, giusto? Sì, lo vediamo. Ok. Allora, guardate qui, questo è il software EA Studio. È un'applicazione web, come vedete. Cioè, non c'è bisogno di scaricare, installare programmi, eccetera. È molto semplice, molto fluida, ed è sul web potete applicare. Poi vi manderò il link a questo di qui.com/ea-studio.html. Ok, poi ve lo passo in chat. Ora, questo è il software. E il software ha diverse sezioni. Ok? E adesso, guardate qui. Guardate qui, c'è diverse sezioni. E adesso ve le spiego. Ora, c'ha la parte, questa di qui, generatore, reactor e validator, che è la parte dove genera le strategie in automatico. Voi date dei parametri, e magari dei parametri che deve rispettare, che adesso vi dico, e lui genera la strategia. Poi c'è la parte della collezione, dove immagazzina le strategie valide, ok, profittevoli. Poi c'è la parte strategia, dove si lavora sulla strategia, ok. Poi c'è la parte portafoglio, dove si possono combinare diverse strategie. Questo è fenomenale, veramente fenomenale, questo che mi ha colpito molto. E poi c'è la parte dati e strumenti, dunque tutta la parte quella di poter importare i dati per poter fare dunque dei backtest che siano validi. Ok? Ora andiamo a vedere direttamente sul software. Allora, io prima, quello che voglio dirvi prima di tutto è andare nella sezione dati, in modo da poter scaricare i dati della vostra piattaforma e importarli in questo software in modo che può fare i backtest in maniera corretta. Ora guardate qui, questa è l'importazione dati, va bene? Dove qui abbiamo uno script che dovete, se fate così, se cliccate su questo script qui, ve lo scarica. Vedete, l'ha scaricato qui. Dopodiché, questo script cosa fate? Lo mettete nella vostra piattaforma, qui. Qui. Lo mettete nella vostra piattaforma, nella sezione script. Ok? E dopodiché agganciate lo script al grafico che volete, dove volete scaricare i dati, in questo caso euro-dollaro, va bene? E dunque, agganciate lo script sul grafico e dopodiché scaricate i dati, va bene? Ora, questi dati, vedete, adesso qui comincio a generare le barre che ha scaricato. Questi dati qui li dovete mettere e li troverete nella sezione files. Bene, se guardate qui, e andate qui in MQL4, sezione files, troverete questi file che sono stati generati, e questi file generati li mettete qui. Ok? E in questo modo lui carica i dati corretti, i dati della vostra MT4, ok? E da questi lui fa i backtest. Va bene. Il secondo punto è gli strumenti, cioè questa sezione di impostazioni, più di altro. L'impostazione dove potete mettere il conto dei backtest, perché in realtà questo software cosa fa? Non fa altro che fare backtest, dopo fa centinaia di backtest. Ok? Dunque dovete definire il conto iniziale, in questo caso ho messo 10.000, la leva, una 500, lavora sull'euro. Posso dire, per esempio, io ho detto che deve lavorare dal lunedì al giovedì, dalle 2 alle 23, dunque dalle 2 di notte fino alle 23. E può aprire e chiudere posizioni, ok? Dalle 23 fino alle 2, invece, quella parte, diciamo, notturna, anche perché gli spread si allargano, non fa nessuna operazione. Va bene. E poi chiude il venerdì alle 21. Vedete, qua potete mettere chiusura venerdì. E potete impostarlo, basta che lo vedete, poi lo capirete meglio, ok? Poi potete anche mettere cosa fa vedere della strategia, fa vedere il profitto netto, il ritorno sul drawdown, il win ratio, il drawdown massimo, eccetera. Okay. E poi i criteri di accettazione, dunque i criteri per quale la strategia è valida e può essere messa nella collezione, dunque almeno un profitto di 1.000 euro, su 10.000 euro, almeno 10% di profitto in 4-5 anni, no? Almeno deve esserci questo profitto. Poi il numero di trades deve essere almeno 100 trades, almeno un campionario minimo. E questo minimum backtest quality è 10. Ora, questo Expert Advisor, questo software, lavora, a differenza di altri software, per esempio, ha un vantaggio che lavora sulle aperture delle candele. Dunque, ogni volta che si, e le chiusure. Dunque, ogni volta che si apre una nuova candela,
lui verifica se si presenta un pattern. Ad ogni nuova candela, ok, di apertura, mettiamo H1, sì. Ad ogni apertura di candela, vede se si verifica il pattern in base a tutti in base alla combinazione di indicatori che ha messo. Se si verifica il pattern, entra. Ok, dunque non entra magari in situazioni di breakout oppure in situazioni magari dove ancora la candela non è chiusa. Entra solamente quando la candela è chiusa, dunque apre la prossima candela. Stessa cosa per la chiusura. Dunque in questo caso è molto più veloce nei frame backtest. Ok. Cioè, molto più veloce. Però, naturalmente, ci possono presentare, a volte, possono presentare delle ambiguità. Le ambiguità possono capitare solamente quando magari la stessa candela magari può prendere o lo stop loss e il take profit. Però voi non lo sapete perché è la stessa candela. E dunque, questi sono casi di ambiguità. Però sono eccezioni, ok? Poi ve le spiegherò in seguito. Poi, qua, ci sono gli indicatori disponibili. Guardate tutti gli indicatori disponibili che ci sono qui. Vedete? Tutti i possibili indicatori, sia per le entrate sia per le uscite. Abbiamo il MACD, media mobile, RBI, lo stocastico, i volumi, il Williams Verset Range. Ci abbiamo tantissimi indicatori, ok? E grazie a questi nuovi indicatori, il software fa diverse combinazioni. Basta vediamo. Va bene. Ora, andiamo qui al... Ok. Qua andiamo, vedete qui il software. Ora, cosa abbiamo messo? Abbiamo messo, impostiamo euro-dollaro, ok, qua su H1, va bene. Qua siamo all'incirca 4 anni di storico, va bene, sono 23.106 barre in H1, va bene. Dopodiché avete qua tre sezioni, dati storici, proprietà della strategia, dove potete mettere lo stop loss, uno può mettere, usare sempre lo stop loss, oppure è possibile usarlo meno, dunque, oppure non usarlo completamente. Io di solito lo uso sempre, ok? Poi lo stop loss può essere fisso o trailing, vuol dire che ogni candela, se il prezzo è avanzato, si sposta in trailing stop, oppure fisso trailing, vuol dire che genera in maniera randomica tra 1 e 2, ok? E io ho messo minimo 10 pips di stop loss e massimo 50 pips di stop loss, anzi possiamo mettere, poi in effetti possiamo mettere 100 pips di stop loss, ok? E il take profit è la stessa cosa, uno può anche metterlo o anche ometterlo, io di solito preferisco sempre metterlo, bene? Qualora uno ometta lo stop loss o il take profit, l'unico modo per poter uscire dal trade è grazie al pattern di uscita, ok? Chiaro? Dunque, uno in realtà può anche dire, ok, ometto il take profit e dunque lascio correre il trade finché non si presenta un pattern di uscita. Ammettiamo, no? Cioè, mettiamo che uno va long, si presenta un pattern di uscita, un incrocio di medi mobili al ribasso e allora quello è il pattern di uscita. Però in questo modo lascia correre il trade, no? C'è il suo perché, però cioè, uno può sbizzarrirsi, ok, su come usare lo stop loss del profit. E mettiamo qua come 150 pips, come take profit, va bene? Sono preferenze personali. Minuti di lavoro, 3.000 minuti, che sarebbero 2 giorni all'incirca, sì, 50 ore per 2 giorni. Ricerche meglio in base al drawdown, in sample, io preferisco fare in sample tutte quante i backtest, quindi le ottimizzazioni le faccio out of sample. Però in sample per quanto riguarda i primi backtest. Poi le massimi indicatori di entrata, ecco, questo è importante. Dunque, ci possono essere i valli di Bollinger, possono esserci per esempio media mobile, RBI, tutti i possibili indicatori. Però al massimo ci possono essere 4 combinazioni di entrata e massimo 2 combinazioni di uscita. Io preferisco mettere 3 combinazioni di entrata, ok? Poi ve lo spiego, in realtà, perché se metto tante combinazioni, sia per l'entrata sia per l'uscita, si possono creare dei problemi di overfitting, va bene? Io preferisco fare in questo modo. E naturalmente qua i criteri di accettazione che vi ho fatto vedere e gli indicatori, uno può anche scegliere gli indicatori di preselezione, sono degli indicatori che possono essere a priori quelli già selezionati.
Va bene. E dopodiché uno, dopo che ha impostato, queste sono tutte le varie impostazioni, incomincia a fare invio. Ok? Inizio. E in questo modo il software incomincia a lavorare, il software incomincia a generare. Va bene, già 10 strategie, 12 strategie. Ora, vedete queste 23, 25, 27, sono tutte le combinazioni che sono diverse strategie, ok? Magari non sono profittevoli, infatti non li fa vedere, non hanno raggiunto i requisiti che noi abbiamo detto, minimo 1.000 euro di profitto, minimo 100 trades, non c'è, ancora non hanno raggiunto quei requisiti, dunque analizza altre strategie e fa diverse combinazioni random. Già siamo a 100 strategie calcolate. Ok? Ma questo è importante. Se avete un computer, però che si passa sul web, però prende energia e RAM del computer, perché se avete un computer potente va ancora più veloce. Ok? Ora, la cosa bella è questa. Passiamo velocemente anche alle altre sezioni. Ora, cosa succede? Che se per caso genera una strategia profittevole, la va a mettere in collezione. Ok? Ora, in collezione già io ho 5 strategie che già ho sviluppato precedentemente, che me le ritrovo, vedete? Però ogni volta che il generatore lavora e che macina nuove strategie, le va a mettere qua in collezione. Ok? Ora, uno cosa fa? Dopo, nella collezione, naturalmente li può ordinare, no? In base al win ratio, al profitto giornaliero, al saldo netto, al ritorno sul drawdown. Io preferisco il ritorno sul drawdown, mi dà una visione più chiara dell'efficienza della strategia. E cosa faccio? Vado a cliccare sulla strategia direttamente. Ok. E mi fa vedere le caratteristiche di questa strategia che è stata generata. Ok, guardate qui. In questo caso il software ha generato una strategia che si basa sulle bande di Bollinger come pattern d'ingresso e sull'RB come pattern di uscita. Dunque, guardate qui, se noi andiamo in profondità, possiamo vedere che, vedete, qualora la barra si apre sopra la banda superiore di Bollinger e prima invece la barra precedente era al di sotto della banda di Bollinger, allora entra ed entra in long. Ok, il periodo è 18 e la deviazione è 3.04. Ok, questa è la caratteristica dell'entrata. Ok, dunque, quando si verifica questo pattern, entra. E quando invece si verifica quest'altro pattern dell'RB attraverso la linea di livello verso il basso. Dunque, quando attraversa il livello 0.06 verso il basso, col periodo 45 RB, allora chiude il trade long. E naturalmente questo è in maniera speculare, si può fare il long e short e anche in l'uscita. L'uscita long è in maniera speculare per lo short. Ok. Ora, avendo questi pattern d'ingresso, uno può, cosa fa? Io infatti cosa faccio di solito? Fa un'ottimizzazione della strategia. Ok. E qua, come vedete, uno può ottimizzare la strategia. Va bene. Può dare dei valori dal minimo, che magari un minimo di 10 pips, ok, fino a un massimo di 80 pips, qui massimo di 100 pips, ok, con lo step 1. E in questo caso ottimizza i valori anche del periodo, della deviazione, tutto quanto, ok. E infatti in questo modo inizio e lui va a ottimizzare la strategia. Va bene. E ricaverà i suoi valori. Vabbè, adesso non lo facciamo perché andiamo più veloce. E naturalmente la strategia si può anche, dopo essere ottimizzata, si possono fare delle valutazioni della strategia. Si possono fare delle valutazioni in base all'analisi work forward. Ok. Dunque, per vedere se ci sono dei miglioramenti, l'analisi work forward è particolare, no? Fa dei backtest. Periodo dopo periodo per vedere se i parametri ottimizzati rendono la strategia migliore. Ok, e dunque uno fa anche un'analisi successiva di work forward, quali sono anche tutte le statistiche, tutte le impostazioni che uno può mettere, ok, l'out of sample, cioè tutto quanto. Va bene. Poi c'è l'analisi di Monte Carlo. L'analisi di Monte Carlo è per vedere se questa strategia in condizioni di stress, in condizioni particolari, che
chi si possa presentare, regge, ok? In questo caso, guardate poi in questa strategia. Questa strategia, in questo, se si presenta, per esempio, non so, guardate qui, randomizzazione di leader storici, oppure randomizzazione dello spread, che ne so, di solito lo spread è 0.01, no? Con il broker ECM. Mettiamo che magari c'è una situazione dove lo spread magari si allarga fino a un pip, ok? O 0.8, ok? O un pip e 2. Randomizzazione dello spread. Randomizzazione dello slippage. Invece di seguirlo al momento che okay, di apertura della nuova candela, magari lo segue con un pip di stanza, ok? Salta casualmente l'inserimento della posizione. Per esempio, che ne so, la BPS cade, cioè shutdown, no? si distrugge e magari non apre la posizione, oppure l'uscita del trade, oppure casualmente viene chiusa. Questi sono tutti dei modi per poter stressare la strategia e vedere anche se in queste condizioni di stress, vedere se la strategia è robusta. In questo caso è comunque, in realtà è robusta, come potete vedere. Ok, poi c'è anche l'analisi multimarket per vedere se funziona anche in altri mercati, potete vedere anche se funziona magari su euro yen, sul pound dollaro, su USD yen, ok? Uno può fare anche queste valutazioni, ok? A me, sinceramente, a me non interessa molto fare multimarket perché ogni strategia, come dire, io la adatto su quel mercato, il mercato ha una propria caratteristica, però sono preferenze, uno lo può fare con questo software, ok? E poi anche un monitor della strategia sul out of sample, ok? Questo è più che altro quando fa l'ottimizzazione, e vedere come si comporta anche in out of sample, va bene? E anche il report della strategia, ok? Per vedere anche i trades, come si comporta, quando si presenta, vedete? Quando fuoriesce dalle bande di Bollinger, entra con lo stop loss, vedete come è definito? Fa vedere anche il grafico dell'indicatore, il diario anche delle varie operazioni. È figo, sì. Ora, questa è la strategia, dunque uno può fare tantissimo sulla strategia. Dopo che ha ottimizzato la strategia, oh, guardate qua, già il generatore ha generato alcune strategie, che le ha messe pure qui in collezione. Ok, siamo arrivati a 11. Ora, cosa succede? Succede questo, che una volta che una strategia valida è che uno la può scaricare in formato MQL4, ok? O in formato MQL5, se uno usa la MT5. E uno può fare in questo modo, vedete qui, Expert Advisor per MT4. Basta che clicca qui e viene scaricato. Qui. Viene scaricato il codice sorgente. Può anche scaricare il codice sorgente per MT5, va bene? Lo può fare anche da qui, dalla strategia, scarica MT4. Ora, avendo il codice sorgente, ecco, questo è il vantaggio del software. Avendo il codice sorgente, uno elimina e va velocissimo perché sorpassa quel flusso di lavoro, di programmazione che tedia il programmatore o tedia il trader, che pesa al trader. Lo fa subito. Avere il codice sorgente vuol dire avere il codice sorgente della strategia e avere la strategia in sé. Ok? Ora, l'ultimo passaggio è questo. Ora, mettiamo che uno ha una strategia interessante e la vuole mettere in portafoglio. Ok, facciamo così. Uno può aggiungere questa strategia con questo più, aggiunge la strategia al portafoglio. Ok? E dunque qua la va aggiungere al portafoglio, vedete? Ora, la cosa bella è questa, è che una volta che uno ottimizza, che genera strategie, le va ad ottimizzare, fa magari i test di robustezza e le va aggiungere al portafoglio, si possono creare, io per esempio qui posso fare aggiungi top 5, dunque le prime 5 strategie, le prime 5 migliori strategie le voglio aggiungere al portafoglio e quelle aggiunte, vedete? Ed è questa la parte bellissima che adesso poi vi spiegherò a breve, che è appunto di avere diverse strategie, okay? Diverse, multiple strategie molteplici, ok? E qua abbiamo il nostro portafoglio di strategie. E uno può calcolare la combinazione di queste strategie, dunque non solo la singola strategia, ma la combinazione di queste 5 strategie.
Ok, questa è fenomenale. Guardate, già il ritorno sul Dradon di 21,80. Ok, c'è avuto una performance che è del 120% in pratica, con un Dradon del 3,65%. Questo è bellissimo, ok, perché le strategie sono state combinate. E qui naturalmente bisogna fare anche degli studi di correlazione che adesso ve le parlo. Ok, e una cosa può fare? Può esportare questa combinazione di strategie, le può esportare in MT4, cioè in codice sorgente. Dunque, uno non solo ha la strategia, il codice sorgente è singolo della strategia, ma anche il codice sorgente delle strategie combinate. È veramente bellissimo. Ok, e questa è la potenza del software. Va bene, e questo è quello che mi ha permesso di generare anche di completare la mia sfida di 100 Expert Advisor in 68 giorni, oppure di generare anche dei portafogli di Expert Advisor. Ok, ora ritorniamo qui alla nostra presentazione. Ora, questo, ecco, vedete qua, vi faccio vedere anche qua degli esempi. Gli esempi di ottimizzazione. Questa è la strategia grezza che è stata generata, va bene? Questa è una strategia grezza, mentre questa di qui è una strategia ottimizzata. Vedete? Questa linea grigia e fioca, vedete? Questa linea grigia è quella precedente, mentre questa linea qui nuova, più vivida, è la strategia ottimizzata, l'equity della strategia ottimizzata. E questi sono i valori di aggiornare. Vedete? Ha aggiornato 244 euro di profitto. Ci sono stati in più rispetto a prima. Il ritorno del drawdown è aumentato di 3,59 punti. Il win ratio è diminuito di 0,02 punti. E il drawdown massimo è diminuito di 1 punto, è 11. Ok, quindi in questo modo ho ottimizzato la strategia. Ok, ora, questo è il processo per poter creare delle strategie e guadagnare dalle strategie che ha generato questo software. Questo è il processo. Sentitemi bene. Allora, abbiamo i nostri dati di ingresso, ok? Dunque abbiamo il nostro take profit e stop loss impostato, cioè abbiamo il nostro periodo, abbiamo impostato infatti il periodo H1, abbiamo il nostro simbolo, che sarebbe l'euro-dollaro, cioè abbiamo i nostri pattern di entrata e di uscita, ok? Dunque lo stop loss deve essere in una certa condizione, cioè abbiamo anche la possibilità di avere il trailing stop o meno. Dunque abbiamo tutto quanto definito per i parametri, ok? E dopodiché, facendo partire il software, lui va a fare diverse combinazioni, vedete qui stocastico, mappa di DNA, mette tutto quanto dentro e fa diverse combinazioni ogni volta, ogni volta, ogni volta, e genera nuove strategie. Okay. Dunque, questo è il primo passaggio, generatore di strategie in base ai dati che vi ho forniti. Secondo passaggio è analizzare e ottimizzare la strategia. Ok, quello che ho fatto vedere prima, questo di qui. Dunque, ottimizzare la strategia. Poi c'è un terzo passaggio che è vedere il test di robustezza, dunque vedere se la strategia è robusta, magari con l'analisi multimarket, con l'analisi di Monte Carlo o la Walk Forward. Ok, io di solito il test di robustezza li faccio tipicamente con l'analisi Monte Carlo. Poi incubare il demo, cioè incubazione demo, in realtà cosa fate? Prendete la strategia, la fate funzionare in demo per vedere se comunque rispetta, fa quello che deve fare, ok? Rispetta i parametri di ingresso, i parametri di uscita, fa quello che deve fare, ok? Io non consiglio di fare incubazione demo tipo per 6 mesi o per un anno, non ha senso, ok? Perché l'incubazione demo è solamente per vedere se la strategia comunque è valida a livello di esecuzione, ok? Perché magari ci sono strategie che a livello con degli slippage oppure con delle situazioni di mercato poi non funziona. Però basta che fate delle prove per vedere se funziona, anche 2, 3, 4, 5, anche 3 settimane per dire, ok? 2 settimane. E dopodiché, dopo che avete la sicurezza che comunque la strategia, ok, funziona, poi la mettete in live, ok? Qui bisogna avere anche un po' di consapevolezza, perché bisogna avere consapevolezza, ok? Per vedere se la strategia è comunque valevole. Ok. Però questa tipologia di strategie non sono strategie complesse, sono strategie semplici.
Strategie complesse sono, per esempio, strategia griglia o strategia sulle news o spostamenti con millesimi di secondo di stop loss e take profit, ma non è il caso di questa strategia. Sono molto semplici. Sono strategie dove entra quando il pattern si presenta all'apertura della candela ed esce all'apertura della prossima candela. Sono strategie molto, molto semplici. Ok? E poi si porta in live. Ok, e da lì poi si vede e si fa lavorare la strategia. Ora, questo è, ragazzi, questo è un primo step per essere un trader con i controcazzi, scusate il termine, ma è così, per essere un bravo trader, la strategia è una componente, ok? Poi ci sono delle cose da fare, delle analisi, degli studi, del monitorare, che uno deve fare per poter far sì che uno ha un equity costante al rialzo. Ok? Questo è importante. Ora, vi faccio vedere alcuni risultati e alcuni backtest che ho, anzi, alcuni risultati che ho da My Facebook. Ok? Vi faccio vedere anche sia i risultati buoni sia i risultati cattivi delle perdite e poi cosa ho imparato con tutte queste perdite. Allora, questo di qui è un expert advisor potete anche vederlo su My Facebook, io ho anche questo libro, si può vedere. È un expert advisor che ho generato con software, lavora sul pound yen ad M30, ho chiamato EA Blue Star, ok? E questo EA, questo expert advisor, ha avuto una performance del 30% nell'ultimo anno e mezzo, fatto parte dell'anno scorso, a marzo del 2019. Dal marzo 2019 fino ad oggi ha fatto il 30% di profitto e questo è l'equity, col 3% di drawdown. Anzi, non c'è neanche arrivato al 3%. E questo è un expert advisor. Ok, ora vi faccio vedere anche un equity invece che non è andata bene. E questo di qui non è un expert advisor, ma è un portafoglio di strategie. Questo di qui è un portafoglio che lavora su euro dollaro ad M30 e purtroppo questo portafoglio l'ho lasciato andare perché volevo vedere come le strategie lavoravano. Però questo portafoglio ha avuto da marzo 2019 fino ad oggi, come vedete, ha avuto all'inizio una fase di stasi, tra virgolette, però poi ha avuto una discesa, un calo. Ok? Ora, questo è il punto. Nonostante il software genera delle strategie buone, nonostante anche magari un programmatore crea delle strategie, e delle strategie hanno dei backtest bellissimi, può presentarsi, è possibile perché nella vita tutto può succedere, può presentarsi una situazione dove si presenta una situazione di stasi o si presenta una situazione di drawdown, visto che il trader bravo si prende completa responsabilità delle proprie azioni, della propria vita, dei propri trades, ok? Completa responsabilità, non lascia responsabilità agli altri. Perché è inutile, si deve prendere completa responsabilità del proprio trading. In questo caso, uno avrebbe dovuto stoppare alcuni expert advisor, ok? Quando si presentano certe situazioni di drawdown, ok? Dunque, nonostante gli expert advisor abbiano avuto dei backtest bellissimi in passato, e va bene perché noi basandoci sulle statistiche vediamo il passato come si è comportato. Però se nel futuro non si comporti in questo modo, noi che prendiamo responsabilità dobbiamo agire in un certo modo, dobbiamo agire in maniera pianificata, dunque staccare la strategia. Ok? Dunque questo è il risultato. Questo invece è il risultato di un altro portafoglio che invece che lavora sul pound yen ad M30, questa è un'unione di 6, queste sono 10 strategie, queste invece sono 16 strategie. Ok? Anche qui, questo è molto buono, 70, quasi il 70% di profitto. E il drawdown è meno del 8%. Ok. Però anche qui, sentitemi bene, anche qui in questo portafoglio di 16 strategie ci sono stati tre expert advisor che hanno causato perdite. Dunque, tre expert advisor che hanno causato tipo 1.500 euro di perdita, un altro 2.000 euro di perdita, tipo il 15%, 20% di perdita, solamente questi tre expert advisor messi assieme. Quindi vedete, mentre altri expert advisor ci hanno avuto un guadagno molto grande e comunque tutto si è compensato. Ok? Va bene, però può capitare che l'expert advisor ci abbia qualche periodo di drawdown. Va bene.
Ed è qui che voglio appunto parlarvi di quello che ho subito, di quello delle perdite, diciamo, delle sconfitte in passato, che le ho tramutate in insegnamenti. Ok? E questo è quello che voglio trasmettervi. Prima di tutto, definire il drawdown massimo per ogni strategia. Nonostante voi avete i portafogli di tante strategie, avete tante strategie messe insieme, che è perfetto, che adesso ve ne parlerò. Dovete comunque definire il drawdown per ogni strategia, ok? Dovete anche avere un money management corretto, ok? Non potete pensare, ok, alloco, che ne so, il 10% del capitale per ogni strategia e c'ho 10 strategie. In questo caso può capitare, avete degli sbalzi altissimi, no? Un drawdown anche tale. Alto. Dunque, dovete far sì che ogni strategia allocate una certa porzione, questo poi dovete anche sapere con il management, in modo tale che se per esempio, che ne so, una strategia raggiunge il 2% di drawdown, voi staccate quella strategia, ok? Dovete avere poi uno distacco il motivo della strategia in questione, dovete staccarvi emotivamente. Magari uno pensa, ah, ma questa strategia l'ho creata io, se magari non l'ha creata, oppure, ah, questa strategia mi piace un sacco perché ha avuto un backtest fenomenale, dovete staccarvi emotivamente. Una strategia è una strategia. Ce ne sono tantissime altre che possono essere sempre valide. Dunque, distaccatevi emotivamente. E poi l'ultima parte, staccare l'expert advisor quasi quando si presenta il superamento di un drawdown. Ok? Dunque, questi casi. Se per caso un expert advisor o una strategia ha un andamento e a un certo punto incomincia ad avere un andamento atipico, se era per caso raggiunge un drawdown limite che noi ci siamo imposti, dobbiamo staccare la strategia. Ok, questo è in base al mio piano. Poi uno può dire, magari la strategia non la stacco, magari diminuisco il money management di metà, ok? Oppure, però quello che voglio dirvi è questo. Dalla mia esperienza è che se una strategia, avendo molteplici strategie, no? Se una strategia raggiunge una certa soglia, e che noi ci siamo già detti a quella soglia per raggiungerla deve capitare chissà che, però se raggiunge quella soglia la strategia si deve staccare. Perché è possibile mi è capitato che una strategia mi ha causato tantissime perdite, una singola strategia, anzi due, tre, solamente due strategie mi hanno causato tantissime perdite. Che si sono mangiati i profitti di tutti, di magari 10 strategie che sono andate bene. Solamente perché non ho controllato quella singola strategia. Dunque, questo è importante. Ora, siamo quasi arrivando. Quello che voglio parlarvi adesso è dell'approccio, è che questo secondo me è molto utile per poter concepire il trading in maniera, come dire, evolutiva, ok? Una nuova prospettiva. E poter così fare delle azioni che siano in sintonia con una nuova filosofia di approccio, con un nuovo metodo, ok? Perché, sentite bene, cioè, le nostre azioni, le vostre azioni sono determinate dalla visione che uno ha. Se uno ha una visione di un certo tipo, farà certe azioni e dunque genererà certe strategie e farà certi comportamenti. Dunque, questo per me è molto importante avere una filosofia alla base. Ora, quello che per me mi ha aiutato a concepire che l'ho applicato al trading, è la filosofia di Alfio Bardolla. Alcuni di voi lo conoscono, Alfio Bardolla è multimilionario, lui è il top per quanto riguarda, insegna, lui è milionario e insegna quello che ha fatto. E lui spiega questo, lui spiega che se voi vi basate solamente su un'entrata, ok, faccio un esempio generico, vi basate solamente su un'entrata economica, ok, magari il vostro stipendio, se siete lavoratori dipendenti, o magari l'entrata del vostro business, di un solo business, ok? Se per caso non va bene quell'entrata, oppure ci presentano dei problemi, o il Covid, magari molte persone hanno perso il lavoro col Covid, ok? Con questa situazione. O magari molte persone che hanno avuto un business, che sono un ristorante, hanno perso un sacco di soldi, ok? Però se vi basate solamente sull'entrata, lì è il problema. Dunque, visto che bisogna prendersi assoluta responsabilità della propria vita, è bene avere molteplici entrate, ok?
prevedibilmente automatiche, dunque molte entrate. Dunque, se per caso il ristorante non va bene, voi avete il vostro business online su Amazon, per esempio, o il vostro business con il trading che va alla grande, infatti in queste situazioni di Covid, in queste situazioni va alla grande, ok? Dunque avere molteplici entrate. E dunque questo si traduce anche nel trading, se voi lo riversate nel trading, ha il suo senso, ha il suo perché. Dunque, molteplici entrate in realtà è anche delle molteplici strategie. Questo è il concetto buono su cui basarsi. Dunque, uno pensa a una strategia e una strategia che rivoluziona il tutto. No, in realtà sono le molteplici strategie che combinate tra di loro possono rivoluzionare e avere una diversa svolta. Okay? Dunque, molteplici strategie, questo è importante. Va bene. E da lì naturalmente viene automatico poi, se uno ha molteplici strategie, distaccarsi emotivamente dalla singola strategia, okay? Perché ce ne ha tante. Va bene. E poi un altro guru che mi ha, questo è multimiliardario, non milionario, ma miliardario, okay? Questo qui è, ho letto il suo libro, Principles, Principi, e io seguo la filosofia, mi piace tantissimo questa persona, è molto umile anche. E lui dice, lui si chiama Ray Dalio, lui ha un patrimonio di 20 miliardi, anzi 19.9 miliardi, ok? 100 milioni di differenza. Però comunque sì, c'è un patrimonio da multimiliardario e nei top 80, diciamo, di miliardari del mondo, ok? In Forbes, cioè è molto, molto conosciuto, ok? E lui c'ha un hedge fund, il hedge fund più grande al mondo, che si chiama Bridgewater. La Bridgewater è il primo hedge fund al mondo, che in media fa tipo il 60%, 65% all'anno, in maniera in compounding, sempre, con un drawdown del 13-15% massimo. È il top lui. Ora, lui cosa ha fatto? Lui gestisce appunto 138 miliardi, ok, di dollari in gestione. E adesso voglio farvi vedere più un minuto il suo video, dove lui appunto parla dell'importanza di avere molteplici strategie non correlate tra di loro. Dunque fa degli studi di correlazione. Vi faccio vedere un video, più di due minuti, dove appunto parla di questa, l'importanza della diversificazione delle strategie. E dunque le strategie non correlate tra di loro, che aiuta sul drawdown. Vi faccio vedere. Vediamo se qui. Giuseppe, ci sei? Faccio partire il video. Sì, vai. Ok. Risk and the number of sample size and the correlation of the bets broken down to each of its components, right? So to use an example, let's assume you have, to make it simple, a return, something that has a 10% risk, we'll call risk standard deviation. And let's make it simple and let's say it had a 10% return. And let's say I added another asset, another return asset, return stream. I add in a second, a third, a fourth, a fifth, up to whatever number. How would that reduce my risk if it on average has a 60% correlation, or if it has on average has a 40% correlation, or a 0% correlation? How would that change if you wanted to know that, right? So that's what this chart shows, right? And so so imagine you have a 10% average return. You don't know which bet is going to be better. It has a 10% average return and a 10% risk. And you added a second and a third, and so you're not going to lose the 10% because you're still going to have that 10% return, but you're going to then have a reduction, and that's the reduction in risk. And if it has a 60% correlation and you have three or four, you will get a reduction that maybe is about 15%, and you could add in 1,000 if they're 60% correlated, and you're not going to reduce your risk much. Okay, that's important. Now, if I look at that, how that changes according to the levels of the correlation, I start to think, well, what would happen if I added in something that had a 10% correlation, by way of example? Okay, now that's what that line shows. Okay,
and it shows how much, okay, at about 7 or 8 or so, I cut my risk in half. That means I've doubled my return relative to my risk. Right. Ooh, that's good. So as I go down this, I then start to understand what the power of diversification is in terms of the things that I'm going to look for. So what that taught me is the magic isn't only, you only need to do the simple thing. The simple thing is to find 15 or 20 good, uncorrelated return streams. Things that are probably going to make money, but you don't know, but have a good probability of making money. And that, but you have that are uncorrelated, that have low correlation. That told me that's what I have to go after, right? Ok, beh, è bellissimo. Molti di voi magari lo conoscono in inglese e hanno capito benissimo, però lui ha detto una cosa fantastica. Basta conoscere questa semplice cosa, basta conoscere e sapere che l'importante è avere varie strategie non correlate tra di loro. E se sapete questo, sapete dove dirigervi. Ok, sapete dove andare. E perché questo? Perché se avete varie strategie, vedete, vi ho fatto l'esempio, che se raggiungete già, se raggiungete qua già 5-6 strategie con una correlazione del 10%, già avete quasi ridotto a metà il rischio che sarebbe stato se avevate tutte le strategie tutte quante correlate tra di loro. Okay. Dunque il rischio è ridotto, dunque ogni volta andate a ridurre il rischio, ok? Se le strategie non sono correlate tra di loro, e il profitto rimane sempre, perché statisticamente il profitto si va a accumulare. Questo è il vantaggio delle strategie non correlate, ok? Ed è questo anche quello che io in passato ho cercato di trasmettere, ok? È fenomenale, va bene. Ora, adesso vi parlo anche diversificazione strategie non correlate. Ora, adesso vi parlo dell'offerta del software. Molti di voi magari sono incuriositi e vogliono sapere quanto costa. Allora, questa è l'offerta del software. Ok. Allora, avete la possibilità di avere la prova gratuita di 15 giorni. Avete tutte le funzionalità della prova gratuita, tranne quella di esportare in MQL4 il portafoglio, no? Ma avete possibilità di esportare la strategia singola. Il proprio gratuito è 15 giorni, avete tutte le funzionalità, diciamo, sono attive. E poi dopodiché viene 89 euro al mese, ok? Che serve la licenza mensile. Licenza mensile tutte quante le opzioni, 89 euro al mese. Licenza annuale 890 euro all'anno. E licenza lifetime 1890 euro per sempre, ok? Allora, io penso che il prezzo è veramente è disponibile per tutti quanti possono fare. E inoltre voglio darvi anche un'offerta, visto che questo webinar è sponsorizzato da PicMill, voglio anche rilasciarvi un'offerta, anche voi che siete partecipanti, voglio rilasciarvi un'offerta. Ora, l'offerta è questa: avete la possibilità per la licenza lifetime, stiamo parlando della licenza lifetime, che comunque è quella che vi consiglio anche, ok? Perché a livello di qualità, prezzo è la migliore. Avete possibilità di pagare la licenza lifetime in 3 rate mensili senza nessun interesse, ok? Dunque, prendete l'importo, dividete per 3 e potete pagare in 3 rate mensili senza nessun interesse, ok? Avete la possibilità di avere il 15% di sconto per chi si iscrive su TickMill sotto questo mio IB, e se vi iscrivete anche su questo IB adesso vi dico anche un altro vantaggio che ci avete. E deposito minimo di 5.000 euro. Okay. Non c'è nessun requisito di lottaggio, però minimo deposito di 5.000 euro e avete la possibilità di avere questo 15% di sconto, che da 1.890 sarebbe 1.600 circa, okay. 1.600 euro. Poi se lo dividete per 3 viene quasi 500 euro al mese, per 3 mesi. E dunque, se avete delle informazioni, coupon o pagamento direzionato, inviatemi un'email, registrate questa email, adesso magari ve la scrivo qua sulla chat, e dove mandate, volete magari delle informazioni, mandate un'email e vi dico come procedere, ok? Poi in ultimo, voglio anche dirvi che sono comunque partner con TickMill. Io anni fa a Rimini,
e ho visto Duncan Anderson e ci ho parlato insieme e da lì poi è nata la nostra partnership ed è una partnership dove appunto con i clienti che ho che hanno molto vantaggio e vi dico anche una cosa, avere un buon broker ECN con spread molto basso, che adesso Dicky Miller c'è uno spread sull'euro-dollaro quasi di zero, prima era 0,3 addirittura, adesso è zero, proprio è ottimo, e ha delle commissioni che prima di 4 euro all'8 standard, però se vi iscrivete col mio link ci avete il 5% di sconto sulle commissioni, dunque viene 3,8 euro invece di 4 euro. Senza nessun markup, cioè tutto vantaggio vostro. Ok. Dunque, con questo volevo dire anche con la partnership ci avete anche una possibilità di offerta di sconto su questo software. Va bene. Ora, siamo arrivati alla fine, siamo riusciti a farcela in un'ora, finalmente. Adesso, cioè, siccome ci avete alcune domande da farmi. Sì, Roberto, infatti io ti ho ascoltato in religioso silenzio perché gli argomenti erano tanti e quindi non ho voluto interromperti durante la spiegazione. Allora, domanda ricorrente sicuramente sulla registrazione che ci sarà, quindi domani o comunque nei prossimi giorni sarà disponibile sul canale di YouTube di tutte le playlist Italia. Io comunque invierò un'email e anche poi con il dettaglio di riferimenti di Roberto in modo tale che possiate chiedere informazioni sul software che vanno, e questo lo voglio specificare, vanno richieste solamente a lui. Quindi se mi scrivete per sapere informazioni sul software, io non me le posso dare perché non ne sono a conoscenza e quindi io mi occupo di TickMill del broker. Per informazioni riguardo TickMill ovviamente scrivete a me, altrimenti scrivete a Roberto. Voglio spendere due parole sulla promozione che abbiamo fatto, perché credo che comunque un sistema del genere al giorno d'oggi sia fondamentale per il trader per evitare tutte quelle magari perdite di tempo che ognuno di noi ha fatto sul discrezionale, giocando con gli indicatori, andando poi a provare centinaia di strategie, passando da un metodo all'altro, per poi rendersi conto che magari non c'è un vero vantaggio statistico ad applicare quella determinata strategia. Quindi vengono questi software e ben venga appunto una creazione del genere per crearsi dei portafogli, che poi è un po' anche la mia filosofia da trader. E sullo sconto del 15% stato scelto di farlo, di applicarlo sui conti di almeno 5.000 euro, perché va da sé che una strategia del genere o comunque un software dove andate a costruirvi un portafoglio di strategie è indicato per portafogli, quindi indicato per comunque conti più capitalizzati, perché se vi mettete a costruire un portafoglio di strategie su conti No. da 100.000 euro non ha molto senso, quindi non acquistate il software, ma soltanto chi è capitalizzato e magari vuole appunto diversificare e inserire questi expert che avete visto anche dai MyFX Book di Roberto, che hanno comunque una certa valenza, e quindi avviso, compratelo solo se siete capitalizzati e volete fare comunque una scelta di diversificazione sulle strategie. Ce ne sono diverse di domande, Roberto. Ti giro un attimo quelle tecniche che erano state fatte prima. È possibile farlo funzionare in VPN? Io credo di sì, visto che comunque poi ti scarichi. Meglio dire VPS, perché VPN è un'altra cosa. VPS è Virtual Private Server, dunque è un computer vero e proprio. Sì, dunque è possibile questo software lo gira in VPS, dove lo fate lavorare ogni volta. Forse magari la domanda era per chi ha dei blocchi aziendali e quindi magari si collega con le VPN sul browser, se ha determinati blocchi questo il software. E questo dipende, diciamo, dall'azienda se pone delle limitazioni, però il software di per sé non c'ha limitazioni, no? Non c'ha Mentre problemi. sulla VPS può ovviamente funzionare se tu ti scarichi il tuo codice Sì. MQL4, lo fai girare fai girare l'expert sulla MetaTrader. Poi, Marcellina, questa era una domanda che forse ti avrei fatto anch'io. Se si può aprire con indicatori su un time frame magari più grande e poi chiudere su un time frame più piccolo. No, perché allora, la domanda in realtà è se la strategia ha l'entrata magari su H1 e l'uscita su M15, per esempio, no? Esatto, sì.
No, non è così. L'entrata e l'uscita, la strategia in quel caso, viene fatta funzionare solamente sul time frame di riferimento, dunque se H1 sia entrata sia uscita, sullo stesso time frame. Quello sì. Se uno vuole fare diciamo, queste varianti, uno deve saper programmare per poter ciclare il codice sorgente con l'uscita in quel preciso momento, su quel time frame in particolare. Il software, ed è anche questo, se vuole andare veloce, il software va velocissimo proprio per questo, perché analizza solamente su un time frame e su quel mercato che viene definito. Dunque, la risposta è no. Ok, è possibile includere indicatori personalizzati? No, non è possibile includere indicatori personalizzati. Più che altro perché già ci sono tanti indicatori. E avere altri indicatori personalizzati non farebbe altro che, come dire, non, con questo software non è possibile. Comunque sono tutti basati sul prezzo, quindi in maniera randomica avremmo quasi sicuramente gli stessi Sì, se risultati. tu ci fai caso, tutti gli indicatori dell'MT4 e MT5, tutti gli indicatori possibili che vedete sono tutti già inclusi, dunque sono tutti là. Se ci avete indicatori. Verranno aggiunti dei magari studi su dei bias sugli orari in un prossimo futuro su questo software oppure no? E non è previsto ancora. No. Poi ti chiedono. Aspetta, nel senso, cioè, la domanda è questa, bias orario, nel senso che la strategia deve agire in un certo periodo di tempo. Cosa No, intendi? magari, non so, fai un lanci delle strategie che ti dicono a una determinata ora cercami l'orario, la fascia oraria in cui guadagni di più il software oppure no. Cioè, Allora, in realtà c'è un'opzione che volevo pure vedere. È un'opzione che se voi andate qui negli indicatori, nei possibili indicatori disponibili, ci avete, se vi faccio vedere, vedete qui, entry time. Dunque, c'è una certa condizione temporale, una certa finestra temporale, dove voi potete, diciamo, far funzionare il software, sia per l'entrata, sia per l'uscita. Dunque, c'è un'uscita anche temporale. Che quando si presenta quel pattern in quella precisa finestra temporale, allora esce dal trade. Dunque, in questo caso sì, però cose avanzate, per esempio, se ci sono news o se ci sono cose di questo tipo, ancora no, su questo software. Francesco chiede, il software è già subito disponibile? Sì, è online, certo. Io infatti ho messo qui un link che potete vedere in chat. E potete anche vedere dal mio sito, dovreste avere un'idea, c'è il link di via studio e potete direttamente iscrivervi sia per la registrazione gratuita oppure se volete acquistarla prestata, potete farlo direttamente da online, è già disponibile, sì. Perfetto, ok. Io direi che abbiamo risposto a un po' di domande, abbiamo sforato l'ora ampiamente che era prevista per questo tipo di webinar. Io direi, Roberto, che magari adesso vediamo un po' l'interesse e quant'altro, ma potremo poi organizzare in futuro dei tutorial magari insieme per entrare nello specifico perché so che le informazioni sono tante, anche il software contiene diverse caratteristiche. Quindi magari poi possiamo organizzare dei webinar specifici Ah, per sì. seguirli passo passo e quindi poi magari ne riparliamo in futuro. Vedo nuovamente il link che hai girato a tutti quanti e poi io domani mi invierò l'email con l'informazione e i contatti di Roberto e quindi. Sì. Sì, ragazzi, io ve l'ho girato qui il link per poter andare direttamente sul software, l'ho messo direttamente in chat. Sì, l'idea è interessante perché avere il software è ottimo. Per lo bisogna saperlo utilizzare anche in maniera appropriata, perché altrimenti uno può anche generare delle cose che magari non ha senso. Ed è importante, possiamo organizzare in futuro, questo assolutamente, dei corsi, dei webinars, sempre in collaborazione con TeachMill, con voi, per poter spiegare questo software in profondità. Ok? Ok,
Perfetto, va bene. Grazie. Ok, grazie Roberto per la spiegazione e per la presentazione di questo interessante software. Io vi do appuntamento ai prossimi webinar di TICMIL, quindi rimanete informati dal sito di TICMIL e aspettate poi l'email che vi invierò domani con la registrazione e anche i contatti che però avete già visto durante il webinar, quindi potete già contattare da subito Roberto. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti, buona serata ancora.